Al capo di questa realtà, Protezione Civile, Giubilitalia di Cefalù, abbiamo il signor Giuseppe Di Maio che con il suo impegno sta portando questa organizzazione a dei livelli molto molto soddisfacenti per la collettività in generale. Il signor Di Maio adesso ci racconterà in poche parole quello che è la Protezione Civile in questo comune. Buonasera signor Di Maio. Buonasera, in poche parole è un po' difficile, comunque cercherò di essere il più breve possibile. E questa organizzazione esiste da circa 10 anni, da 5 anni io diciamo in un certo senso la coordino e cerchiamo di sviluppare, implementare e potenziare questa struttura che prima aveva pochi uomini e pochi mezzi e adesso piano piano incentivando tutta l'attività varia di protezione civile stiamo crescendo sia in qualità di struttura e di mezzi che di risorse umane. I nostri volontari sono tutti volontari che negli anni, nel tempo, sono stati formati a cura del Dipartimento Regionale di Protezione Civile da parte dei Vigili del Fuoco e prevalentemente diciamo che ci interessiamo per adesso, vista l'alta stagione, ci interessiamo di prevenzione di incendi e di repressione di incendi, con un sistema particolare che abbiamo per l'avvistamento dedicato alle nostre squadre che informano immediatamente le squadre di spegnimento che arrivano sul luogo dell'evento con particolare tempestività. Come ben sappiamo, prima si arriva sullo scenario di un incendio e più facile diventa reprimerlo e spegnerlo, se invece si tarda purtroppo gli effetti devastanti negli anni passati li conosciamo. Poi ci parliamo anche di una piccola struttura sanitaria, sono dei volontari che sono abilitati all'uso di defibrillatore semiautomatico, all'uso anche delle ambulanze come posto fisso, come presidio sanitario in emergenza. E abbiamo anche altre realtà che sono quelle per quanto riguarda la ricerca anche delle persone, e attività che possono così sembrare diciamo poco servibili nell'immediato, ma che poi in effetti quando si presentano certe realtà, certi scenari, certe emergenze diventano fondamentali. Abbiamo anche gestito parchi pubblici, la Rocca di Cefalù per esempio, la Rocca è un bene patrimoniale del Comune di Cefalù e che ha in sé tante ricchezze ambientali, anche storiche, paesaggistiche. E abbiamo gestita successivamente al disastroso incendio del 2006 la diciamo, percorsa in buona parte, e in quei mesi l'abbiamo ripulita dagli alberi caduti, dalle rume provocate dagli incendi, abbiamo addirittura provveduto a ricoprire le buche che hanno lasciato le radici dei pini che come si dice in gergo hanno un chiodo che si è piantato dal terreno, abbiamo trovato buchi di anche di mezzo metro, di un metro che abbiamo potuto riempire con delle pietre per evitare che camminando ci potesse finire dentro con le gambe e farsi attivamente male. La gestione della Rocca è stata una gestione che ci ha dato parecchie soddisfazioni, anche perché abbiamo avuto a che fare con l'utenza, con un turistico, con un cefaludese che l'hanno visitata, abbiamo provveduto a pulirla, a sistemarla, a fare la custodia, il servizio di assistenza in lingue, anche il servizio di assistenza sanitario, tutta una serie di elementi che per 2 anni ci hanno consentito di gestirla nel miglior modo possibile e immaginabile. Ad oggi devo dire che con la Rocca abbiamo presentato un progetto anche per quest'anno che diciamo in un certo senso non è stato seguito dall'amministrazione per diverse vicissitudini. Attualmente essa è gestita da una persona che si occupa dell'apertura e della chiusura e sicuramente ci rendiamo conto che la differenza con quello che prima eravamo riusciti a fare e con quello che c'è allo stato attuale è veramente tanta. Sarebbe bene che il Comune riuscisse a gestirla in proprio con l'ausilio di organizzazioni specializzate per poter sfruttare al meglio le risorse della Rocca di Cefalù. Attualmente sappiamo che ci sono stati diversi principi di incendio, le possiamo chiamare principi di incendio perché so che avete una sala operativa interna in cui venite anche chiamati qua in sede e per cui partite immediatamente attivando la squadra e con risultati molto molto efficienti siete riusciti a spegnere questi incendi. Che cosa ci può dire di tutto ciò? Allora, dall'inizio della stagione fino ad oggi abbiamo avuto circa 28 incendi, li possiamo chiamare incendi in senso generalizzato. In realtà quelli che si sono trasformati in incendi veri e propri sono soltanto 2 o 3, tutti gli altri sono stati incendi, focolai di incendio che sono stati affrontati in maniera tempestiva da noi, dai Vigili del Fuoco della Forestale e sono stati spenti sul nascere, sono diventati fuochi controllati e poi sono stati repressi
per quanto riguarda lo spegnimento. So che avete anche una pattuglia, come ha detto lei poc'anzi, di diverse macchine, avete un parco macchine vostro, di cui dalla mattina, dalle 8 del mattino fino alle 9 di sera, sappiamo che girate con queste macchine, operando anche, come detto poc'anzi, con l'avvistamento, ed è un lavoro molto importante che qua a Cefalù sembra che stia funzionando altrettanto bene. Per il futuro? Questa attività che stiamo facendo per l'attuale è proprio un'attività in convenzione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, da cui noi dipendiamo, e consiste nell'attività di avvistamento di incendi con queste ronde e queste macchine della Protezione Civile che sul territorio controllano e immediatamente avvistano i focolai di incendio oppure del fumo nel circondario, vanno a verificare immediatamente di cosa si tratta, e se è un incendio attivano immediatamente le squadre di spegnimento. Ma devo dire che la cosa più importante di questa attività che si fa con le ronde è proprio quello che questa attività, dato che è un'attività di controllo del territorio, ottiene l'effetto di impaurire colui che magari è intenzionato a mettere in atto azioni di incendio oppure di malavita in genere, per cui questo controllo del territorio diventa una sicurezza per tutta la collettività. Uniamo poi a questa attività di avvistamento e dislocazione mobile con le pattuglie un'altra attività di avvistamento di incendi a postazione fissa. Abbiamo diverse postazioni fisse che anche loro controllano le zone che non sono controllate per via terrestre con le auto, e però non posso indicarle, diciamo, le ubicazioni, perché insomma andrebbe verificato l'attività. Perfetto. E a parte questo, come futuro dell'associazione, cosa vede lei attualmente per le Giubbe d'Italia? Io vedo una maggiore e crescente, diciamo, professionalità rivolta soprattutto alla repressione e avvistamento degli incendi. Più controllo del territorio noi abbiamo, più riusciamo, diciamo, a controllare questi fenomeni. Ma non bisogna tuttavia tralasciare altri aspetti fondamentali, quale potrebbero essere per esempio le esercitazioni che dovremmo fare, che abbiamo già in cantiere per quanto riguarda i terremoti, oppure i fenomeni di dissesti idrogeologici, che sono insomma quelli che ci interessano, perché siamo in una zona che, diciamo, è parecchio esposta a questo tipo di rischio. Mi dica una cosa, un'altra che sembra una banalità, però siete molto apprezzati da tutte le istituzioni, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e corpo forestale. Di questo a chi dà il merito? A un'organizzazione che parte da parte suo, o anche da ragazzi che sono in gamba e la seguono con passione come le segue lei, e quindi svolgono un lavoro molto molto bello? Diciamo che questo dipende da una serie di fattori. Prima di tutto, quando si arriva qua dentro c'è un colloquio che si fa per vedere con che tipo di persona abbiamo a che fare, gli interessi, perché voglio fare questa attività, quindi raccogliamo solo le persone che vogliono fare questa attività principalmente con la passione e con dedizione verso il prossimo. Poi c'è da dire che è chiaro che io le mie direttive, i miei input cerco di divulgarli a tutti i colleghi, ma se non ci sono, se loro stessi non hanno questi contenuti di base che già sono costituiti, ci sarebbe poco da divulgare. Gentile, buon lavoro a lei e ai suoi ragazzi. Grazie.